Buon salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Spore. Benvenuti, buon salve a tutti. Scusate se la telecamera è un po' più altina rispetto al solito, però sto usando un altro monitor per arrangiare, un monitor TV, siete anche malissimo. Ma purtroppo è questo quello che ci manca. Il monitor mi arriverà lunedì. Ho scritto su Telegram, diciamo, ho chiesto se volete un unboxing del monitor che arriverà, ma penso che questo video uscirà dopo, quindi è inutile che ve lo spiego. E siamo qui sulla terraferma. Ebbene sì, OBS ha deciso di ridurmi il gioco. Così, non so per quale motivo, ma me l'ha ridotto. Adesso ho rintagliato la parte che forse si vedeva meglio. Non si vede tutto lo schermo, però almeno così non perdete i progressi che ho fatto nel gioco. Quindi andiamo avanti col video. Noi siamo questa cosa qui che cammina. Queste sono delle ossa. Di solito le ossa fanno scoprire delle cose. Esatto, per esempio. Ho trovato una nuova parte. Immagina quante cose eccezionali potresti trovare su scheletri o creature più grandi. Trovi delle parti e poi dopo quando ti vai ad accoppiare puoi aggiungere queste parti. E quindi in teoria sarebbe cosa buona e giusta. Ok. Richiamo di accoppiamento. Clicca sul pulsante richiamo di accoppiamento per trovare il tuo partner e accedere al creatore di creature, creature creator. Qui puoi modificare il tuo aspetto e aggiungere le parti che hai trovato nel corso del gioco. Quindi noi facendo così possiamo richiamare, però adesso abbiamo 0 punti DNA, quindi non è che potremo modificare che co chissà quante cose. Questo che cos'è? Un cervello. Ah, noi stiamo mangiando, ottimo. No, non voglio ancora, voglio prima trovare un nuovo. Una nuova creatura. Fatto il ruggito, faccio capire chi comanda. E questo chi è? Ha incontrato una nuova specie. Pensi di fartela amica o nemica? Scegli il tuo atteggiamento e preparati a cantare o ringhiare al nuovo vicino. Sinceramente, questo qui non lo vedo adatto per essere un amico. Quindi, già l'ho usato questo qui. Lo attacco. Usiamo lo sputo velenoso. Ah! Il super mosso. Sputo velenoso ancora. Super mosso. Ah, possiamo usare 1 e 4. Ben fatto. Le spoglie vanno ai vincitori. L'evoluzione in un essere più astuto e dal cervello più grande e vicina. Benissimo, infatti adesso abbiamo guadagnato 8 punti DNA. C'è anche una sorta di mappa che io inizierei a guardare un po'. Qua dice che c'è un altro punto interrogativo in questa zona qui più o meno. Infatti ci sono altri esseri qua. Questo ha un occhio e delle corna. Proviamo a parlargli. Ok, penso dovremmo continuare a completare per essere amici. Ok, adesso è un po' più contento. Forse la prossima volta diventeremo amici? Vediamo, questo è un po' più forte. Eh sì, siamo amici e abbiamo degli occhi, forse il suo occhio.
Poi il piporecchio. Che cocchia è questo pipo? Trova nuove parti per evolverti. Ok, andiamo alla ricerca di nuove parti. Questi adesso sono nostri amici. Il mio cervello è un pochettino più grande. Bene. Il cervello è cresciuto. Aumenta l'intelligenza. Hai messo i primi passi verso lo stadio senziente. Hai appreso l'abilità di indurre un alleato a entrare nel tuo gruppo e aiutarti nelle tue esplorazioni. In verità questo qui l'ho ucciso, l'altro era l'alleato. I membri del tuo gruppo, eccoli qua, quelli che si sono fatti amici, ti aiuteranno ad attaccare o socializzare. Ora puoi aggiungerne uno. Socializza con altri alleati e questi si uniranno a te. Però io là vedo delle ossa, perché penso che è arrivata anche l'ora di accoppiarci e quindi fare un altro mostro, un cattivo mostro. Vediamo un po' se riusciamo a metterci delle mani e qualcosa per poter attaccare un po' meglio e farlo più brutto. Lo voglio fare cattivo. Sì. E così compare Dumble, un uovo. Ok, creiamo la nostra creatura. Questo che cos'è? Ah, ce la fa vedere, un'anteprima. Ok, non ci interessa perché noi adesso dobbiamo mettergli delle mani. Esatto. Quindi toglierei queste. Metterei 4 mani. Magari un po' più alte. Queste un po' più lunghe. Toglierei questi altri occhi. Poi vediamo un po' la spina dorsale. La passerei così. Il collo. Posso farlo più corto? Più grosso così. Sì. Questo becco qua posso aggiungere alle mani. Che cosa brutta. Sì, voglio fare una cosa bruttissima. Io ho ancora il terzo occhio qui. E allora a questo punto le mani ce le metto proprio qua davanti. Anzi, qua sopra. Così. E queste altre mani più avanti, tipo ragno. Le gambe metto un po' più alte. E la coda gliela tolgo. O, sì, o gliela rimango, no? Gliela lascio, faccio un po' più lungo. No, non posso mettere altre zampe. Quanto è brutto! Però aspetta. Questo ci dà una vista maggiore, quest'occhio, giusto? No, vista ci dà. Questo ci dà sempre vista. Quindi togliamo questo. No. Mettere qua l'occhio poi a questo punto, no? No, non mi piace questo. Togliamolo. Vanno bene questi due occhi qua. E queste... Ah, sono le mani, sarebbero le zampe, che però ci ho messo anche questa specie di bocca. Questo non ho capito cosa ci dà. Non lo so. Però che cosa abbiamo più? Artigli. Le zampe che non posso mettere. Tentacoli. Però abbiamo solo 14 punti DNA. Vediamo se abbiamo un'altra bocca che potrebbe... No. Morso livello 2, 25. Se tolgo questo e metto tipo questo qui. ci sta. Sì, mi piace. Peccato che io avrei voluto mettere un'altra bocca qui.
Però come fa brutto? Vediamo un po' come si comporta. Vediamo lo spavento. Oppure la rabbia. Guarda come si mette in posa, che bello. Allora, io tengo quest'altra di veleno qua e questa per la spinta. Se gli tolgo queste due qua, potrei recuperare dei punti. Tipo quest'altro veleno qui, glielo tolgo. Arriva a 34 punti, perché dovrei avere un altro veleno qui. Ah no, non ce l'ho più però adesso, perché cambiando questo non ce l'ho più. Potrei mettergli, allora, questo sputo veleno. E questo invece ci dà la carica. Questo è un colpo invece. Questo che dà la carica, potrei metterglielo qua. Ok, ci rimangono altri 9 punti, che non so come spenderli. Secondo voi è abbastanza brutto così? O gli dovrei continuare a mettere il veleno, o magari togliergli questo. Però diventeremo più lenti. Diventeremo più lenti così. Magari ci metto le gambe un po' più avanti. Questa parte qua gliela faccio un po' più sottile. Sì, perché per bilanciare il peso effettivamente non è normale che le gambe stando qua riesci a mantenere tutto il peso in avanti. Quindi teoricamente dovremmo avere una coda un po' più lunga per bilanciare il peso, come erano i dinosauri una volta. Adesso penso che sia bilanciato, credo. Questo dovrebbe dare un peso e questo fa uno sputo di livello 2. Questo è il livello 1, quindi potremmo mettergli questo qui, così lui può sputare. Che cosa strana, bello grande. Facciamolo più o meno questa grandezza qua. Vediamo come si comporta. Non so perché ci siamo fatti alleati questi cosi così piccolini, però adesso abbiamo una persona che ci seguirà. Ci aiuterà. Chissà quanto possa aiutarci, però ce l'abbiamo. Vediamo questi qua invece come sono. E come sempre Dumbledore ha fatto l'uovo. È arrivata l'ora di trasformare il nostro super mostro, perché voglio che sia cattivissimo. Allora, quindi per prima cosa abbiamo lo squaloide, che non me lo fa mettere, perché? Che solo lui vuole 75, mentre questi qua che ho messo era 25. Vediamo se riusciamo a togliergli questi e mettergli lo squaloide. No, nemmeno. Però da carica, morso, richiamo coppia e carri, vabbè. No, non è, va bene. Dobbiamo rimettergli queste, cercando di nascondergli le mani. Magari le mettiamo più grandi. Ne possiamo mettere due. Ah no, aspetta. Invece di metterne due, a parte che abbiamo altre mani, che cosa danno però queste? Manipolatori, no, uguale alle altre. Possiamo mettergli degli artigli. Infatti ci dà un colpo. Se io tolgo queste, posso mettere queste? Sì, ed è più carino. O più grandi così. E di conseguenza, togliendoci queste, poi vediamo di aggiungere. Possiamo mettergli anche la bocca qui adesso, così lunga e in avanti. Quanto è brutto! Gli occhi glieli metto proprio vicino alla bocca. Sì, ci stanno, guarda lì. Magari adesso lo facciamo un po' più alto. La bocca gliela mettiamo un po' più qua. Queste braccia più giù e queste un po' più avanti. Adesso la coda deve iniziare a sparire. E questo qui, che sputa il veleno, glielo metto proprio qua davanti. E facciamo scomparire la coda. A uso corno. Però deve essere cattivo, deve far paura. Questo mi sembra un naso che fa più che altro simpatia, un altro poco. Potremmo metterci tipo queste qui, ma no, costano troppo. Altri sputi, altre cose per poter attaccare. Sì, almeno così è più cattivo. E magari qualcosa per dargli un po' di fascino. E salute. Costano 25, proprio quello. Dite che va bene, noi li mettiamo dietro alle spalle che non c'è niente, è tutto avanti. Più grandi di così non le posso mettere. Dietro le spalle abbiamo consumato tutti i DNA, anche se le avrei fatte più grandi, però non le posso ingrandire più di così. E penso che come mostro siamo abbastanza cattivi. Ok, adesso gli sto facendo vedere per imparare le mosse per il fascino. È strano quando cammina però.
dei vermi striscianti che io sinceramente li attaccherei. Facciamoci la mossa segreta. Ta, ta. Fruzzo. E ci dà degli occhi. Poi dice di uccidere le altre due. E uccidiamone un altro. Ma siamo fortissimi adesso. Subito. Subito li abbiamo uccisi. E potremo mangiarceli. Ok, andiamo a vedere lì che cosa c'è. Vediamo lì cosa c'è. Cosa c'è? Altri individui. Strani individui. Cioè, non è che io sia poi meno strano, però mi convince la loro bocca. Danza, danza. Poi un'altra danza. Ci sta. E ci ha dato anche qualcosa. Forse se mi dovrei togliere lui e mettere uno di questi. Sì. Adesso è lui che sta nel mio gruppo. Ho tolto il piccolino. Adesso è lui a seguirmi. L'ho convinto. Questo piccolino è, vabbè, il nostro amico. Non gli faccio niente. Un'altra bocca. Meno male non ne sono occhi. E siamo ritornati a casa con 150 punti DNA. Però non voglio adesso vedere come potrei trasformarmi, perché lo faremo insieme nel prossimo episodio di Spore. Anche se manca pochissimo dalla, se vedete dalla barra sotto, per un'evoluzione ancora una volta. Un'altra evoluzione, diventerà ancora più senziente. Io nel frattempo salvo e vi ringrazio come sempre per la visualizzazione del video. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, di passare sul canale Discord, di unirvi, e di unirvi sul canale Telegram, in modo da rimanere aggiornati, perché adesso lo sto dicendo in video ma molti di loro non lo sanno: ho avuto un problema col computer, si è rotto il monitor, si è spento all'improvviso così, quindi sto usando un monitor per arrangiarmi, perché ne ho comprato uno nuovo, mi arriverà lunedì e credo che farò un unboxing. Ho fatto un sondaggio sul canale, credo che tutti quanti vorranno questo unboxing, lo so. Purtroppo so. E che dirvi, io vi ringrazio ancora una volta, da Zerk è tutto, ci vediamo in un prossimo episodio, ciao ragazzi. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to